Bentrovati, oggi siamo in Val Martello, precisamente all'Hotel Valdem. Siamo in compagnia di Alessander, che è il proprietario e anche maestro di sci. Questa è una zona conosciuta, diciamo una diramazione della Val Venosta, che è famosa soprattutto in inizio estate, primavera, per le fragole. Qui si svolge un festival proprio dedicato alla coltivazione delle fragole e di conseguenza molto importante, porta in vallata tantissime migliaia di persone. E però in questo momento, come potete vedere alle nostre spalle, siamo immersi nella neve e non a caso il nostro maestro di sci Alexander ci spiegherà un po' quelle che sono le caratteristiche del territorio. Proprio qui davanti all'Hotel Valdem parte la pista di sci di fondo. Allora, parliamo un po' delle caratteristiche innanzitutto della pista di sci. Benvenuto, allora spiego un po' qui le nostre attività che si svolgono qui nel Parco Nazionale dello Stelvio, che la Val Martello ne fa parte il 100%. Allora noi puntiamo sui tipi di sport ecocompatibili come lo sci da fondo, come il biathlon, come camminate invernali, ma anche e soprattutto il sci d'alpinismo e camminare in libertà con le ciaspole. Con le ciaspole. Ecco, qui vengono anche atleti ovviamente per allenarsi, no? Durante il periodo. Sì, come vediamo qua intorno, abbiamo qua varie squadre internazionali ma anche nazionali come gruppi sportivi che sono molto importanti per il nostro centro biathlon, perché proprio questa fine settimana poi si svolgerà la prima Coppa d'Italia qui da noi in Val Martello. Poi è un evento molto importante. Un evento importante, poi le fine settimane, le settimane successive poi si svolgeranno poi delle importanti gare anche internazionali. Perfetto. Con più di 40 nazioni che saranno poi presenti. Benissimo. Qui da noi. Allora, diciamo che il vostro hotel, l'Hotel Valdem, è in posizione direi assolutamente importante, perché è proprio qui alla partenza delle piste, per cui è adatto agli atleti che vengono per poi allenarsi, ma anche ai turisti che durante la stagione invernale vogliono fare la loro settimana bianca in tutta tranquillità, in tutta pace. Siamo distanti dal centro paese, di conseguenza massima tranquillità, non c'è passaggio di auto se non per arrivare, e devo dire che è una sorta di paradiso. Voi avete rinnovato questo hotel da poco tempo, visto che avete fatto delle camere nuove, avete ampliato, avete fatto la parte ristorante completamente nuova, giusto? Noi siamo membri di Slow Food per quanto riguarda il nostro ristorante e la nostra filosofia della cucina e del servizio. Fa conoscere i nostri ospiti un po' le ricette dell'Alto Adige, certo, le ricette locali, e poi per quanto riguarda il nostro hotel stiamo in una grandezza molto che ci tiene sempre la possibilità di diciamo di offrire un ambito molto familiare ai ospiti, certo, con dei ingredienti per quanto riguarda camere molto tradizionali, per quanto riguarda anche per poter vedere un po' anche lì i prodotti della valle, certo, come legno, cirmolo, ecco, certo, così via. Certo, certo. Qui invece vediamo già il nostro noleggio sci, che è questa casetta di legno. Infatti lì noi offriamo a tutti i nostri ospiti di casa gratuitamente sci da fondo, ciaspole oppure anche le prime attrezzature per sci d'alpinismo. Certo. Come vede, io sono maestro di sci da fondo. Ecco, una curiosità, sì. Alessandro, che cos'è questa casetta? Questa casetta praticamente forma la nostra griglia per la carne, per le grigliate d'estate, ma anche adesso d'inverno è una bella sceneria per i nostri aperitivo, per Fate qui, sì, diciamo in questo ambito, proprio come se fosse un igloo, sì, qui intorno un avete strutturato delle sedie di, sì, neve, di ghiaccio. Infatti, proprio per potersi offriamo sedere un buon punch alla fragola, certo, e qualcosina di caldo anche per potersi riscaldare nel dopo sci. Ovviamente le nostre piste, che poi partono direttamente qua dal nostro hotel,
sono molto adatte anche per ospiti, per principianti, a cui poi noi diamo una mano come maestro di sci da fondo, certo, per poter entrare in questo sport sono molto salutare. Abbiamo due piste, uno intorno qua al nostro hotel, che è una pista panoramica, diciamo, certo, perché si attraversa i folti boschi, certo, un paesaggio molto suggestivo, sì, un paesaggio molto, molto tranquillo. E poi abbiamo la pista professionale su al centro biathlon, sì, dove praticamente si allenano sia gli atleti diciamo, ma anche i sciatori, certo, bambini, diciamo è un mix per ospiti e anche per atleti, che dà un'atmosfera molto interessante. In vogliamo aggiungere ancora qualcosa, altrimenti diamo ovviamente i dati per potervi contattare. Sì, certo, ovviamente sono benvenuti anche molti bambini, che certo, ne abbiamo anche attrezzature per i più piccoli, come anche... C'è il nuovo erede, Stefan, che è sì, appena infatti, ne è entrato, diciamo, in famiglia. Come anche i slittini, che sono interessanti. Certo. E poi ne abbiamo addirittura un tappeto magico, tipo risalita, sì, per poter imparare imparare sci discesa, ma sì, soprattutto a slittare. A slittare, e ecco, avere, questo, giocano, avere si gioia, divertono, avere gioia. E passano il tempo, sì, diciamo. Allora, diamo infatti i dati, il numero di telefono. Allora, noi siamo l'Hotel Waldheim, Casa del Bosco, certo, praticamente perché siamo intorno al bosco, sì, una casa tutta da bosco, solo, certo, attrezzati adesso anche con una piscina sul tetto, che potrebbe essere un'avventura particolare se certo, stesso. Certo. Nostro indirizzo praticamente è Val Martello, che fa parte, come detto prima, una vallata dentro nella Val Venosta, certo, siamo distanti da Merano un'oretta, sì, e il nostro indirizzo è Hotel Waldheim numero 16 39020 Martello, sì, numero di telefono 0473 744 545. Oppure più informazioni vi dà anche il nostro sito sotto www.waldheim.info. Benissimo, allora non vediamo anche l'ora di poter tornare magari in primavera, estate, per poter venire a visitare ad assaggiare le fragole nel infatti periodo preestivo. Ci diamo appuntamento, noi vi salutiamo alla prossima visita, grazie e buonasera. Buona serata, tanti auguri e speriamo di rivederci in Val Martello. Benissimo, grazie.